Io credo che sicuramente noi il primo tempo non abbiamo fatto la prestazione per quello che sono le qualità e le capacità che ha questa squadra. E abbiamo rischiato poco, abbiamo preso un attraverso con Morosini che ci ha messo un po' in difficoltà con l'attacco alla profondità, noi non riuscivamo a fare altrettanto, abbiamo sbagliato molto sotto l'aspetto del livello di impostazione e in fase offensiva abbiamo creato poco. Però nel secondo tempo credo che abbiamo fatto davvero i primi 20 minuti in modo straordinario per quello che siamo in grado di fare. Siamo andati in vantaggio e da lì credo che abbiamo incanalato la partita per quello che volevamo, cercare di portare a casa un risultato che per noi era determinante. E quindi siamo contenti. Io faccio un grande applauso al mio gruppo, alla squadra, perché quando si vincono partite come questa è un segnale importante che ci deve dare consapevolezza e capacità di guardare avanti e di crescere per questo finale di campionato dove, l'ho detto sabato scorso, può succedere di tutto, è molto difficile che possa succedere perché ci sono squadre davanti a noi che hanno qualità, capacità molto importanti per arrivare al secondo posto, però credo che dobbiamo avere la capacità e la voglia di provarci fino in fondo e quindi questa vittoria sicuramente è frutto della voglia e della determinazione di questo gruppo di davvero di provarci e di credere fino in fondo che magari se succede qualcosa davanti di essere pronti a cogliere l'opportunità. Tutto credo che io sono un allenatore che fa giocare sempre molte, quasi tutti i giocatori della mia rosa, quindi io non considero seconde linee, e mi piace sottolineare questo aspetto. Sì, Vido ha fatto una grande prestazione sabato e adesso ha recuperato oggi perché sicuramente ha dei compagni comunque di grande qualità e di grande capacità come Strizzo e Arrighini che oggi hanno fatto una buona partita. Credo che la voglia di provare a venire a Via Avellino a cercare di vincere sicuramente era nella nostra testa. Abbiamo sicuramente non fatto un buon primo tempo, come ho già detto prima, e credo che invece abbiamo fatto un ottimo secondo tempo in cui per quello che abbiamo cercato di fare, per i gol che abbiamo fatto, abbiamo meritato di vincere. Perché ha fatto la Serie B tanti anni, è un allenatore che ha esperienza e capacità, quindi non credo che abbia bisogno dei miei consigli nei confronti di. Però ha sicuramente in questo momento ha una piazza credo importante, un pubblico straordinario, una società credo che voglia mantenere la categoria, quindi credo che mantenere la compattezza e andare a cercare di battagliare nelle prossime 3 partite per cercare di ottenere credo un risultato che questa realtà meriti. Credo che quello che è successo il primo tempo oggi è la dimostrazione lampante che la testa fa sempre la differenza e ti porta a saper usare poi la tecnica e a metterti nelle condizioni fisiche di esprimerti al meglio. Quindi credo che sicuramente la testa conti tantissimo perché quello che abbiamo fatto il primo tempo non è il Cittadella che sul quale noi abbiamo costruito il nostro campionato e quello del secondo tempo sicuramente lo è stato e ha meritato credo di vincere questa gara. Grazie a voi, arrivederci.